zona difficile, Sicilia, e ormai sono vado e vengo. L'ultima volta 3 giorni fa ero in Sicilia, a Cartamellotta, poi sono tornato in Puglia, poi nel Lazio, tante serate grazie a questi video. Pensate un po', perché a me manca il nazionale, anche se proprio oggi che sto qui, sto anche su Canale 5, perché c'è stata la Sei l'ultima, il meglio della salute. Qualcuno ha visto le puntate della Sei l'ultima? Anzi, ti dirò di più, tutto nasce perché io partecipai. Stanno ballando. Partecipa nel 97 alla Sei l'ultima, la prima volta, non avevo mai raccontato una barzelletta in vita mia, perché queste qua alla fine sono barzellette sceneggiate. Nel 97 partecipai alla Sei l'ultima, fu l'anno che morì Gino Bramieri, mi diedero il premio Bramieri, un bel riconoscimento, qui c'è un applauso, perché è stato un bellissimo premio, questo premio. E mi hanno richiamato nell'edizione di quest'anno che ha presentato Ezio Greggio. Oggi c'è il meglio della Sei l'ultima e mi hanno inserito anche qualche clip sicuramente. Però, a parte queste piccole cose, manca Rai Mediaset, diciamo. Grazie però ai social, queste barzellette arrivano ovunque, WhatsApp, a me mi arrivano dei video miei, magari con i sottotitoli in tedesco, mi arrivano dalla Germania, pensate un po'. Perché così anche voi sicuramente, quanti mi seguono sui social, facessero un applauso adesso, così capite, no, non mi vedono. Vedi. Ma ci sono pugliesi, ah, che bello qui, ci sono pugliesi, tu sei pugliese. A proposito, una cosa importante, siamo in un posto troppo di villeggiatura, quindi quando vai in una città trovi la metà del pubblico che è del posto. Sicuramente qua magari oggi ci potrebbe anche non essere nessuno di Modica. Chi vive realmente a Modica? Ecco qua, quella fa... Ah no, tanti! Come si chiama l'abitante di Modica? Come si chiama l'abitante di Modica? No, il nome è una urmole, sai? Luigi, Arturo, Giacomo... Allora, Modica Marina, bellissima, che poi questa è Modica Marina, l'ho vista poco, poi mi farò un giro notturno anche, e che poi d'estate e d'inverno, cioè cambia tantissimo, no? Oh, com'è? Quindi, quanta gente vive a Modica, tra Modica città e Modica Marina, più o meno, Poi lei guarda lui e dice, che cazzo vuol fare? Non so manco quanti siamo in famiglia noi, figurati quanti abitanti, 60, è grande lo 60.000, ma come, tu perché sei il sindaco di... Ah, poi c'è il sindaco di Monaco, cioè, che poi la barzelletta che mi fece vincere nel 97 fu una barzelletta proprio quella là, che il signore che va al comune alle 4 del pomeriggio, ore 16, va al comune e non ci sta nessuno. Noi a Bari diciamo nessuno, si capisce il dialetto, nessuno. Fa tutto il corridoio così, questo va per trovare, nessuno, gira a sinistra, nessuno, in fondo nessuno. Alla fine trovo una persona, si avvicina, chiedo scusa, volevo sapere, ma qui al comune gli impiegati non lavorano il pomeriggio? Il pomeriggio non vengono, è la mattina che non lavorano, capito? Vedi un po' tu, vai con le mani, ritmo, andale tutti! Sto, più uomini o più donne, solo i maschi, applauso, solo gli uomini, il sesso maschile, applauso. C'è pochezza, un applauso solo alle donne!